Saluto i partecipanti, i relatori, la Presidente Bracco e la Dottoressa Gandolfo, che ringrazio per l'invito. Oggi Regione Lombardia è al fianco delle donne nella giornata dedicata alle donne e alle ragazze nella scienza, con l'obiettivo di superare stereotipi e pregiudizi che rendono spesso le carriere femminili un percorso tortuoso, fitto di ostacoli, a volte difficilmente valicabili. La sfida che vogliamo affrontare ci invita a sensibilizzare la società, le università, la comunità scientifica, il mondo del lavoro a recepire il concetto di uguaglianza, uguaglianza di genere, valorizzando il contributo fattivo che donne e ragazze offrono alle scienze. L'assessorato al welfare riconosce il ruolo fondamentale delle donne, nelle discipline scientifiche e promuove le pari opportunità nell'ambito sanitario in due campi specifici, la medicina di genere e i comitati unici di garanzia. Questi ultimi sono presenti in tutte le strutture, sanitarie lombarde e sono uniti in rete con il compito di garantire le pari opportunità ed evitare discriminazioni. La medicina di genere in Regione Lombardia rappresenta oggi una realtà che si prefigge di tutelare le pari opportunità, garantendo equità in accesso alle cure, senza dimenticare l'appropriatezza e la personalizzazione dei percorsi clinici. La nostra sanità, si sta tingendo sempre più di rosa grazie all'apporto delle nuove generazioni. Se infatti globalmente la maggioranza del personale sanitario è rappresentata da, uomini, circa il 60%, lo scenario è differente per età. Fra gli under 65 le donne sono il 53%, mentre nella fascia degli under 40 costituiscono quasi 60%. Si stima inoltre che il personale infermieristico sia composto da donne per circa il 78%. Eppure il dato medio di presenza femminile nei ruoli apicali è del 16% e negli IRS addirittura all'11%. Crescente presenza femminile nella sanità, però, ci induce a ipotizzare che il tetto di cristallo che blocca la carriera delle donne, venga presto abbattuto. Più in generale, sempre più donne accedono alla formazione universitaria e oggi, degli oltre 300.000 studenti iscritti alle università lombarde, nell'anno accademico 2020-21, il 50% sono donne, così come sono donne il 55% dei laureati in questi anni. Se guardiamo alle discipline STEM, quindi scienze, tecnologie, engineering e ICT, vediamo che c'è ancora un gap da colmare e le ragazze rappresentano in questi ambiti meno del 40% dei laureati. Rafforzare la presenza femminile in queste discipline è particolarmente rilevante, in quanto una limitata partecipazione all'istruzione tecnico-scientifica finisce per penalizzare le donne sul piano dell'occupazione. Le votazioni medie di laurea sono lievemente più alte per le donne che per gli uomini, in quasi tutte le discipline, comprese quelle scientifiche, tranne informatica e tecnologie ICT. Tuttavia, queste migliori performance accademiche sembrano non essere riconosciute dal mercato del lavoro. A un anno dalla laurea, il tasso di occupazione degli uomini laureati nei corsi scientifici è del 91% ed è più elevato di quello delle donne, che è all'89%. Il divario si osserva anche a livello salariale. I laureati uomini dichiarano di percepire in media una retribuzione mensile superiore alle loro controparti femminili. Vorrei infine porre l'accento sulla ricerca scientifica nel settore biomedico, condotta da ricercatrici donne che con grande spirito di abnegazione ogni giorno dedicano tempo ed impegno nel portare avanti i loro studi per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini. Mai come negli ultimi anni si è compreso quanto la ricerca scientifica sia fondamentale per rispondere rapidamente a problemi globali. La ricerca è fondamentale per tutti, non solo per gli scienziati, non solo per gli accademici, o gli studenti. Promuovere l'uguaglianza e la parità di genere tra donne e uomini anche in questo ambito
diventa allora un passaggio indispensabile per il progresso sociale e economico della nostra società. Da questo convegno sono certa emergeranno tante riflessioni utili che ci aiuteranno a procedere in questa direzione. E quindi auguro a tutti buon lavoro e ringrazio per l'ascolto.